14 marzo, buona giornata a tutti, spero che siate sempre tanti e numerosi a guardare Fatti Vostri, poi lo spazio dell'oroscopo e tutte le altre rubriche, so che è così. Comunque devo dire che oggi questa luna in un segno di fuoco rappresenta una bella energia che arriva a tutti, ma il segno zodiacale della Vergine, non fate così, non siate arrabbiati con me, vive un momento di confusione. Allora, ci sono dei segni zodiacali che nella confusione ci sguazzano come paperotti. Penso per esempio all'acquario, penso ai gemelli, no? Perché poi in fondo confusione è anche creatività. Ma i vergine, un po' come succede qui nei programmi, hanno bisogno di una scaletta. Cioè devono pensare che comunque entro il mese si concluderanno alcuni progetti, entro la giornata, la settimana altri. Ecco, questa scaletta manca, ma non perché voi non siate in grado di scriverla, diciamo così, di programmarla, ma perché bisogna fare dei patti con alcune persone che adesso non sono stabili di riferimento. È come se in qualche modo voi parlaste e nessuno vi ascolti, oppure dovete fare presente le vostre esigenze. Perché vi dico di aspettare un po', di aspettare maggio? Perché adesso abbiamo questo Saturno in opposizione che da poco si è rivelato e potrebbe avere generato anche qualche conflitto, quindi esporsi è inutile, anzi se anticipate i tempi rischiate di passare dalla parte del torto, o sembra quasi che abbiate la coda di paglia, cosa che non è vero, perché sapete che siete delle persone molto coraggiose. Cari Bilancia, due stelle, questo momento è un po' particolare. Di solito quando un segno zodiacale ha diverse pressioni, capita che ci siano delle settimane una presso all'altra un po' nervosette, e capita anche che qualcuno pensi Paolo Fox ce l'ha con X segno, ma no, non è possibile. Anzi, io vi voglio molto bene, perché voi siete i grandi artisti, voi siete i creativi, siete quelli che in qualche modo riescono veramente a dare tanto agli altri, anche sotto il profilo estetico. Sapete che molti Bilancia hanno una passione per la bellezza e quindi ci tengono molto ad essere belli, comunque in ogni caso ad essere armonici, e non è una cosa da poco, prima di tutto perché questa che stiamo vivendo è una società che si basa molto anche sulla apparenza, e un po' anche perché è bello vedere delle persone che si comportano in maniera civile, elegante, positiva. Probabilmente di recente avete avuto uno scontro, che sia uno scontro d'amore, che sia uno scontro nel lavoro, che abbiate difeso a spada tratta le vostre convinzioni senza essere capiti, anzi magari siete stati fraintesi, questo non importa. L'importante è sapere che questo ciclo un po' agitato finirà e che comunque questo mese di marzo vi pone ancora delle piccole prove da superare, o magari semplicemente, come vi avevo detto tempo fa, se restate in silenzio è meglio, fate passare questo momento, cercate di tirarvi su. Poi la mia è una proposta, una indicazione, non credete, verificate. Andiamo al segno zodiacale dei gemelli. C'è una luna un po' strana, quindi oggi fate le cose con più fatica. Ecco, prima riferendomi al segno della Vergine ho parlato di voi. Vergine e Gemelli sono entrambi governati da Mercurio, l'idea, la grande intuizione. Poi i Gemelli hanno, diciamo così, una sorta di grande capacità di comunicare. Quindi quello che è ostile, ostico, incomprensibile per qualcuno, il Gemelli lo filtra e lo fa diventare comprensibile a tutti. Quindi voi avete questa missione nella vita, fare capire agli altri quanto sono belle certe cose. Cosa accade adesso? Che abbiamo un Saturno dissonante. Questo può portare dei blocchi tra quello che dite e quello che fate, nel senso che in questi giorni vorreste fare delle cose ma qualcuno vi obbliga a non farle, oppure semplicemente avete in mente un grande progetto che prima di metà anno non partirà. L'amore può tornare ad essere convincente, lo scopriremo insieme. Cari Leone, tre stelle, questo particolare momento vi pone piccoli dubbi che non ammetterete mai, perché siete delle persone che non vogliono dare l'idea di essere così un po' vulnerabili. Non potete però fare i primi della classe in questo momento, è difficile imporvi, anzi addirittura se ci sono state delle persone che vi hanno tenuto testa negli ultimi mesi, le avete mandate a quel paese e se ne andò sbattendo la porta. Ecco, probabilmente chi ha sbattuto la porta era un leone. Conviene continuare con questo atteggiamento oppure no? No, anche perché dal punto di vista proprio delle relazioni, la seconda parte di marzo dovrà essere gestita con molta attenzione. Andiamo al segno del Sagittario. Io vi ho messo ultimi in classifica, perdonatemi, ma vedo delle questioni soprattutto di soldi da mettere a posto, qui ognuno ha la sua, perché o ci sono
delle situazioni un po' strane, oppure dovete mettere a posto conti, sospesi, lasciti, dipende, ognuno ha la propria vita, le proprie esigenze, ma voi quando dovete fare i conti vi innervosite, perché certo i soldi piacciono a tutti, però voi vorreste campare d'altro, vivere d'altro, e quindi questo è un momento in cui probabilmente siete obbligati a fare delle cose che non vi piacciono, oppure siete anche troppo attenti alle sensazioni che ricevete dall'esterno. Se troppe persone si preoccupano di voi, anziché essere contenti, voi sentite un senso di asfissia, perché poi volete essere liberi di fare quello che volete e quindi detestate che, o comunque contrastate tutte le persone che cercano in qualche modo di occuparsi di voi in maniera eccessiva. Andiamo al segno dei pesci. Ogni promessa è debito, 4 stelle. Certo, poi ci saranno pure settimane no, eh? Ci saranno pure momenti in cui vi gira male. Intanto però godiamo questa situazione. Saremo sull'altalena fino a maggio, poi sapete che dal 16 maggio arriva anche Giove attivo, quindi ognuno deve capire quale sia la sua strada, e in questo momento non è così difficile, perché Saturno nel segno da pochissimi giorni, da una settimana, non fa altro che ricordarvi che siete forti. Rafforzare l'autostima significa anche vivere meglio e anche capire se un rapporto vale oppure no. Certo è che chi ama una persona e ha la possibilità di farlo per età, per scelte, farà qualcosa di bello dall'estate in poi, ne parlerò. Andiamo allo Scorpione, questo cielo vi propone, se siete dello Scorpione, una grande revisione dei conti e attenzione in amore, perché è vero, siete forti questa settimana, ma il weekend sembra un po' accigliato, quindi se ci sono delle perplessità sarebbe il caso di parlarne immediatamente. Il segno zodiacale del Cancro, piano piano si riemerge, io spero che questo Saturno attivo da una settimana abbia già dato delle novità, magari dei sentito dire, voci di corridoio, guarda non ti preoccupare perché certe cose vanno a posto, sì sì sei riconfermato, sì sì faremo delle cose importanti, poi nero su bianco non c'è niente, però l'importante è sapere che qualcosa sta cambiando, cercate in amore di non tendere troppo la corda. Cari Acquario, un momento particolare, ma attenzione alle questioni finanziarie, lo dico fin da adesso perché la seconda parte dell'anno da questo punto di vista sarà un po' caotica, e siccome nel caos spesso ci vivete è il caso di organizzare al meglio ogni cosa. Capricorno, 5 stelle, settimana importante, però vi anticipo che attorno al 22 ci sarà qualche conflitto da superare, state preparando un grande progetto, un ritorno in scena, chi è stato già premiato è contento, altri saranno premiati a breve, e questa giornata vi aiuta. Toro, vi ho messo tra i primi posti in classifica perché secondo me adesso siete molto forti, più belli che mai, belli dentro, belli fuori, arriva giovedì Venere nel segno e questo vuol dire che avrete modo di esprimervi in maniera passionale. E chiudo in bellezza col segno dell'Ariete, che in questo momento è un fiume in piena e travolge tutti quelli che lo circondano, ma si tratta di un bel bagnetto dal momento che l'Ariete è non solo un segno caldo ma anche la possibilità di trascinare le persone in qualche buon evento. Vi abbraccio e vi aspetto domani.